Carissimi studenti, vi ricordate l'ultima volta che vi ho fatto vedere con questo e altri modelli didattici il rene e tutte le strutture che nel complesso formano l'apparato escretore, tutti gli organi che formano l'apparato escretore? Quindi, quando avevamo visto i reni, mi raccomando, guardate i video precedenti, seguite nel modo più assoluto l'andamento delle lezioni, perché sennò ovviamente cadete, cioè vi perdete anche dei laboratori di anatomia molto importanti. E qua adesso vorrei farvi vedere, per farvi comprendere meglio l'architettura del rene, dei modelli molto importanti. Quindi, allora, io qui non vi faccio vedere più nulla, non vi spiego più nulla perché vi ho già spiegato tutto, vi ho messo il modello a girare, ve l'ho fatto vedere in 100.000 modi diversi, quindi riprendete i video precedenti, ok? Bene, qui a me interessa farvi vedere dei particolari in più inerenti l'architettura, la struttura del rene, ecco, anche da un punto di vista microscopico, ecco, però utilizzando anche dei modellini. Io vi ho fatto vedere anche l'anatomia microscopica del rene, perché dovete distinguerlo, dovete sapere fare il riconoscimento d'organo e dovete andare a distinguere tutte le varie regioni, tutte le varie regioni al microscopio ottico. Però adesso vi faccio vedere, ecco, questo è un piccolo laboratorio, come sapete, di tanto in tanto in base a ciò che sto spiegando li metto, in cui vi faccio vedere appunto qualcosa in più per farvi capire meglio o per aggiungere altro. Bene, state ben attenti, è questa la fetta di rene, che noi tagliamo e che abbiamo tagliato, quindi dall'esterno all'interno, però ovviamente a me interessa che guardiate l'architettura, la struttura. Adesso ve la farò vedere meglio, abbasserò le luci apposta ancora di più. Quindi, ecco, a partire dall'esterno all'interno, eccola qui la nostra capsula di Bowman in sezione trasversale. State bene attenti, come vi ho spiegato, anche da un punto di vista istologico, sopra la capsula di Bowman, istologicamente, vi ritrovate il tubulo contorto distale e poi la capsula di Bowman continua, ecco, invece con il primo tratto, come sapete bene, dei tubuli renali, che è il tubulo contorto prossimale. State ben attenti. Allora, guardate bene.